Buonasera a tutti, salve. Oggi vi voglio parlare di un libro che volevo recensire da parecchio tempo e che ho letto grazie ad un suggerimento che doveva partire come collaborazione di una pregiatissima youtuber che ha un canale educativo di filosofia, che però in questo momento ha un attimo di stallo. Comunque non siamo riusciti a decidere poi di fare questa collaborazione, io spero in futuro, ma nel frattempo mi ha lasciato delle perle che io la ringrazio, Annalisa. Non volevo che comunque la cosa andasse persa e ho deciso di dedicarmi autonomamente a delle letture che, diciamo, in una macro area si basano sui saggi. Infatti ho recensito il libro di Tolstoi, un saggio ripubblicato da poco, e è una sottosezione di saggi che denominerò Lei, in cui tratterò della letteratura femminile, della filosofia. Dei libri che non necessariamente sono scritti da donne, ma che parlano di femminile. Innanzitutto io credo che i termini siano decisamente importanti, e un'ulteriore digressione è necessaria. Io avevo iniziato anche con una rubrica pillole di lingua italiana, che ora in questo momento è ferma. Perché? Perché il termine che volevo inserire nell'appuntamento a seguire, insomma quello l'ultimo, era proprio relativo al termine femmina e donna, perché io non sono una che si scandalizza se nel dialogare, nel parlare, non si è attenti, come ovviamente lo è nella scrittura. Lì si deve essere un po' più attenti, perché è normale il parlare, il dialogare, anche il monologare è frutto non solo di una operazione intellettiva, puro raziocinio, così come non lo è la scrittura alla fine, però ovviamente in quel caso l'attenzione è maggiore. Il parlare è determinato anche dal fluire di sensazioni ed emozioni del momento, per cui la persona che più è in grado di conoscere la lingua italiana nel parlare può tranquillamente avere delle defianze, semplicemente dare delle sfumature diverse da quelle che siano nello scritto. Ciò non significa però che io ritenga necessario usare i termini giusti, e in quel caso voglio appunto parlare in maniera chiara per parlare dell'importanza, secondo me, di differenziare la parola femmina, donna et similia. Perché? Perché il termine, ad esempio, il termine femminicidio è un termine che io ho odiato all'inizio, perché rimanda a un qualcosa comunque di cruento, a prescindere dal fatto che sia stato l'oggetto sia poi la donna. In realtà poi mi sono andata a documentare, ho capito il perché. Io non credo che, se fosse nato proprio da un contesto italiano, sarebbe stato proprio quello il termine, ma nasce da un'operazione. Non mi voglio dilungare più di tanto perché ne voglio parlare in quell'occasione. Comunque, da un'operazione di neologismo nell'ambito latinoamericano. Noi sappiamo che noi trasportiamo poi dei termini e li italianizziamo. Chiaramente il termine femminicidio corrisponde a una valenza un po' diversa che da noi, però ora nel contesto italiano ha assunto la valenza che deve assumere, quindi accettatissimo dalla Crusca. Però, per esempio, io amo dire donna e non femmina, se non femmina contestualizzata in un contesto di tipo biologico, di tipo scientifico. Andiamo avanti. Tutto ciò premesso,
Donna m'apparve. Donna m'apparve, una donna dall'eccezionali qualità e competenze, che è l'autrice di questo libro, appunto Donna m'apparve. Metterò gli screenshot perché l'ho letto in ebook. Comunque anche in formato cartaceo. E Nicla Vassalli, una grandissima studiosa, filosofa, che ha pensato bene di intitolare questo volume, in cui lei coordina e scrive del mondo femminile, attraverso la collaborazione di donne altrettanto colte e assolutamente degne di nota, tra cui Eva Cantarella. Infatti i saggi scritti all'interno di questo volume sono tutte di storiche, professoresse di filosofia, e vedrete poi ovviamente nel testo. Donna m'apparve è la citazione dei versi 19-39 del trentesimo canto del Paradiso di Dante. Si parla di Beatrice, e appunto donna perché ci rimanda a un essere che va. Oltre l'essere femmina. E io invito a leggere questo testo, perché per me è stato l'input per iniziare tante altre letture e tante altre curiosità. Ora vedo molto alla luce di questo testo. Nicla Vassalli quindi coordina Eva Cantarella. Se manco qualcuno, vi ripeto, lo troverete nello screenshot. Scienza, che è l'ultimo di Pieranno Geravaso, uno dei miei preferiti, ovviamente introduzione e ultimo saggio di Nicla Vassalli. Allora, vi do solo degli input. Si inizia con Eva Cantarella, che fa una disamina del mondo antico, in cui si parte da Aristotele, che ovviamente, tra virgolette, considerava l'intelletto femminile assolutamente privo della stessa dello stesso spessore di quello dell'uomo, e addirittura poi lei fa un'esegesi della parola, perché è una cultrice della parola del greco, fantastica, lì troverete, non sono pesanti, riuscirete a leggerli, anzi credo che la sensazione sia quella di voler sapere ancora di più, è come una persona che in maniera semplice vi racconta delle fiabe. Talmente sono scritte in maniera così fruibile, e appunto lei racconta dell'intelligenza riconosciuta alla donna come del termine, ovvero un'intelligenza inferiore, relegata alla furbizia, ma tanto altro, vedrete. Parla di Ipazia, l'unico emblema, poi anni per anni poi di silenzio, la quale tra l'altro fu assassinata, sino ad arrivare chiaramente al mito della maternità,
visto come assoluto completamento della donna, che si deve rimettere in discussione, l'essere madre non completa la donna. E a mio parere, poi, ecco, la bellezza di questi saggi è che comunque contrassegnano non solo una direttiva, ma danno le diverse prospettive anche rispetto alle diverse. Quello che vuole effettivamente sottolineare Nicola Vassalli è che anche all'interno della filosofia femminista ci sono contrapposte idee, ed è giusto che sia così, ecco, non c'è una dittatura monolitica, ecco. E questo è importante leggere proprio per farsi una propria idea e per arricchirci con la discussione anche diversificata. E quindi stavo dicendo, sino ad arrivare dati alla mano della considerazione per cui la donna non poteva arrivare a determinate materie. Le scienze e quanto questo abbia influito attraverso anche un esperimento in cui dicendo loro le donne possono arrivare a studiare le scienze, la società è stato un esperimento, loro riuscivano tranquillamente ad affrontare le materie scientifiche. In un'altra in cui si dava per presupposto che le donne avessero avuto difficoltà a arrivare a studiare le scienze, non eccellevano, non riuscivano a studiare tranquillamente le materie scientifiche. Quindi vedete quanto i condizionamenti culturali ci condizionano come singolo e come popolazione, poi tra l'altro. Quindi si parla anche di una prospettiva femminile che può essere allargata, chiaramente. Che dire, non è una lettura che include semplicemente il mondo delle donne, ma anche quello degli uomini. Tra l'altro, un ulteriore saggio che recensirò è stato scritto in collaborazione con un filosofo, un uomo che ha fatto un escurso fantastico della filosofia femminista, quindi di uomini che sono a fianco a noi, che devono capire che cosa non va della società, quindi di questo problema, come ci si occupa della questione meridionale o della questione degli immigrati, purtroppo ci si deve occupare anche della questione femminile, è importante per tutti. E quindi io vi consiglio assolutamente questo libro e la inserirò nella playlist dei libri, ma anche nella playlist Saggiamente, chiamata così, proprio perché sarà dedicata solamente ai saggi. Io vi abbraccio e è una lettura che vale la pena fare. Un abbraccio.